Sono 134 le persone che, grazie al Fondo del Lavoro di Rimini, in collaborazione con la diocesi della città, hanno trovato un impiego. E tutto questo è stato possibile anche grazie ai contributi e all'impegno dell'associazione di imprenditori riminesi Zenta di Borg, che da anni contribuisce attivamente a questa iniziativa, di cui è stata presentata la quinta edizione il 16 maggio scorso. La fortuna che fa bene a tutti è lo slogan con cui gli organizzatori e oltre 150 operatori del commercio cittadino hanno dato vita a questa lotteria, lavorando insieme per aiutare le imprese, ma soprattutto chi cerca lavoro in condizioni di particolare difficoltà. Sono oltre 50 i premi in buoni acquisto, spendibili entro il 6 gennaio del prossimo anno presso le attività aderenti, a cui si aggiungono in questa edizione 10 weekend in agriturismi italiani che si possono vincere istantaneamente grazie alla nuova app Live in Riviera, scaricabile su ogni cellulare. Ad oggi sono state 684 le domande pervenute al Fondo del Lavoro da parte delle Caritas parrocchiali e dello sportello del patronato ACLI, e sono 75 le aziende che hanno effettuato le assunzioni con questa iniziativa, per un totale di fondi raccolti che raggiunge cifre vicine ai 600.000 euro. Ascoltiamo in queste interviste le testimonianze di alcuni dei protagonisti, raccolte in occasione della conferenza stampa e del gran galà di presentazione della lotteria. Quinto anno, 4 anni di esperienza, 4 anni all'interno dei quali, da questa intuizione suggerita da Papa Francesco, raccolta dalla Caritas diocesana, noi come commercianti di Zenta di Borg abbiamo aderito da subito e abbiamo identificato in una lotteria il mezzo per raccogliere fondi per questa iniziativa di avviamento al lavoro da chi ne restava escluso, da fasce di lavoratori di una certa età, da famiglie con molti figli che per un motivo o per l'altro non riuscivano a trovare lavoro. Ed è stato un percorso di successo in questi anni che ha visto i commercianti in prima fila nel vendere questi biglietti, che però alla fine hanno portato al fondo una somma importante. Questa attività ha visto di fatto l'associazione in ruolo di propositivo per far conoscere questo problema della nostra città, per andare a intervenire su quelle sacche che alle volte non sono visibili perché la gente si vergogna anche di andare a chiedere, però con questo sistema, dando lavoro, si restituisce dignità alle persone. I contributi sono la linfa vitale per il funzionamento del fondo, perché il Fondo per il Lavoro è un fondo di natura economica che dà incentivi alle imprese che assumono persone da noi segnalate, e questi incentivi consistono in un contributo a fondo perduto del 20% per la durata massima di 12 mesi. L'unica cosa che chiediamo alle aziende è che il contratto iniziale abbia una durata non inferiore ai 6 mesi. Ad oggi abbiamo impegnato sia per erogazioni già effettuate che per contributi accantonati a fronte di rapporti già conclusi con le aziende, abbiamo erogato complessivamente una somma pari a 520.000 euro. La disponibilità attuale è di circa 60.000 euro, e ai quali si andranno ad aggiungere proprio i proventi della lotteria che oggi sta partendo. È un progetto che mette insieme parti diverse della nostra comunità che sono molto importanti: da una parte i commercianti, dall'altra alcune aziende e la diocesi, con questo fondo per il lavoro che va ad aiutare i più bisognosi all'interno del vasto panorama delle persone che stanno cercando un'occupazione nel nostro territorio. E queste condizioni non rendono semplice molto spesso l'inserimento all'interno delle aziende. Questo contributo che viene dato da questo progetto, che appunto mette insieme con una lotteria anche dei premi che possono poi essere spesi all'interno dei contesti commerciali, dà proprio il segno della vivacità che la nostra città ha. È un meccanismo semplicissimo da parte del consumatore. Come funziona? Vado dentro un negozio, acquisto un biglietto, costa solo un euro, e dopo il 22 luglio vedo se ho vinto. Questa è la prima soluzione. La seconda soluzione, ancora più immediata: acquisto il biglietto e scarico l'app Live in Riviera,
inserisco il numero del biglietto e immediatamente scopro se ho vinto un weekend in Italia. Ma quel biglietto può competere anche all'estrazione finale il 22 di luglio presso la festa del Borgo di San Giovanni e saprò se ho vinto anche altri fantastici premi. Sono veramente tanti i premi, 8.500 euro di montepremi mi sembra una cosa interessante. Posso consumare questi buoni da 5 euro in 154 attività e fino a gennaio 2019 posso scegliere con comodo l'abbigliamento, scarpe, qualsiasi cosa. Questa lotteria è profondo per il lavoro, quindi come dice il nostro slogan, la fortuna che fa bene a tutti.